Prima di iniziare il video vi invito ad iscrivervi al mio canale Telegram per rimanere aggiornati su tutte le novità del canale. Se poi volete parlare direttamente con me vi invito ad entrare nel mio gruppo Telegram. Trovate ovviamente i link in descrizione. Dopo di questo, buona visione. Come sapete, ora siamo in un periodo di feste. Appunto, domenica scorsa era Natale e ora si va per il Capodanno. In questi periodi ho messo su un budget per appunto comprarmi un PC, o più che comprarmi, assemblarmi un PC che mi sarebbe servito appunto per lavorare ai miei video. Perché vi siete accorti probabilmente che ultimamente i miei video non sono fatti da me, non sono fatti a casa mia, ma un mio amico mi ha prestato la sua attrezzatura per fare i suoi video. Quindi ci ho pensato molto prima di farlo e finalmente proprio trovando il momento giusto ce l'ho fatta e ho comprato tutti i componenti e l'ho anche assemblato. Ora vi farò vedere una piccola panoramica anche di come ho organizzato tutto qua per il mio PC. Dico però che manca ancora un po' di roba da fare perché non è ultimato il lavoro, però presto si spera riuscirò a finirlo. Allora, il mio PC è questo qua, che non si vede perché è nero e qua l'illuminazione è abbastanza scarsa. Ora dovrò anche organizzare il cable management perché insomma fa un po' schifo. I cavi comunque sono pochi ma fa abbastanza pena. E qua invece ho organizzato il sopra. Ora si vedrà poco perché qua c'è la luce che mi illumina, che fa molta luce. Comunque tastiera, mouse che è qua giù e monitor. Tutti messi molto semplicemente perché comunque non volevo una postazione da professionista, ma mi messi tutti in maniera molto semplice perché comunque non volevo una postazione da professionista, ma mi bastava una cosa semplice, appunto monitor, mouse e tastiera. Ora vi andrò ad elencare le caratteristiche del mio PC, quelle principali, che comunque sono poche, è un PC abbastanza semplice, che comunque nel periodo successivo andrò ad aggiornare, a metterci qualcosa in più. Comunque resterà di base un PC abbastanza semplice, nel senso, l'ho pagato circa 700 euro e non è tantissimo, però diciamo che cioè, di molto peggio non è niente male. L'ho preso per montare e non per giocare, poi magari qualche gioco ci va anche sopra, leggero, però l'ho preso principalmente per montare i video. Allora, come processore ho scelto un i7-7700, non K perché secondo me non avevo bisogno, anche perché con un processore non K l'Intel dà nella scatola il dissipatore originale, mentre con il K non ve lo dà e dovete comprarne uno a parte, perché comunque il K è overclockabile e quindi ha bisogno di un dissipatore che insomma raffreddi di più. Per scheda madre ho scelto una ASRock, nome impronunciabile, comunque scheda madre abbastanza economica, che però abbastanza buona anche perché supporta l'M2, quindi insomma le SSD di nuova generazione che sono molto più veloci, però appunto essendo economica ha delle pecche, ovvero è piccolina e ha poche entrate per i connettori. Ad esempio io ci ho messo un SSD da 240 giga e un hard disk da 1 tera, non posso metterci più memoria perché le entrate per il cavetto SATA sono soltanto due e io ne ho già usate due, quindi ho finito così. Quindi ma lo so che magari l'hard disk da 1 tera potrebbe essere pochino, ma mi sa che prima o poi, se ne avrò bisogno, ne comprerò uno più capiente e poi sposto i file da quell'hard disk che ho adesso a quello che metterò. Alimentatore è un classico Corsair da 550 watt e poi manca scheda video, sì, purtroppo manca perché ancora non l'ho presa, però ce la metterò il più presto possibile perché effettivamente servirà molto, non tanto per l'editing ma magari per qualche giochino come Minecraft che ho già portato sul canale nello scorso video. Diciamo che per ora per il montaggio video mi basterà la scheda video del processore, che ne ha una che è anche abbastanza discreta, quindi non è male, però non è minimamente paragonabile a una vera scheda video. Per quanto riguarda monitor ho scelto un Philips, sì, un Philips da 24 pollici Full HD. Non è un monitor molto performante, però per costare un centinaio d'euro è abbastanza buono, a me piace. Credo che per quello che ci faccio io può andare bene. Mouse e tastiera sono mouse e tastiera veramente economici. Ad esempio la tastiera è una Devastator 2 della Cooler Master, che mi ha regalato un mio amico che ha preso mouse e tastiera della Razer e quindi queste qua non le serviva più e me l'ha regalata a me. Il mouse l'ho comprato, l'ho pagato 10 euro della MF Tech. Comunque sono quei classici mouse da gaming che si illuminano a basso costo, che per me ci sta, e però ha il click robotizzato.
quindi quando fate click non si sente casino. Non vi ho detto però che per fare appunto questa sorta di postazione mi sono comprato anche questa scrivania da IKEA, che purtroppo è piccola perché in casa mia non avevo altro spazio per farci la postazione, quindi ho dovuto accontentarmi, però è molto carina, è piccolina, è tipo 105x50, però molto comoda perché qua ha due cassetti, che comunque insomma sono dell'IKEA, quindi qualità non molto alta, e qua degli scomparti dove qua ci tengo fotocamera, cavalletto, là c'è anche la mia GoPro, qua la ciabatta dove attacco tutto e vabbè le istruzioni della scrivania là sotto. Comunque, ditemi voi se questo luogo di lavoro che mi sono fatto vi è piaciuto. Sul mio PC devo ancora metterci il sistema operativo, appunto come vi ho detto all'inizio video, bisogna ancora farci tante cose, però prima o poi ce le farò e insomma spero al più presto. Poi magari se vi interessa, quando avrò finito tutto, vi farò un altro video dove vi mostrerò quello che ho fatto, quello che. E poi niente, per questo video può finire qua, spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto se non mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!